Eccoci qua davanti alla Lega Pokémon, l'ultimo ostacolo da superare per completare questa random lock incredibile. Vi lascio anche una foto della Lega Pokémon di notte perché è davvero, davvero spettacolare. Ecco, la squadra sono gli stessi livelli che avevo la scorsa volta. Non so se iniziare con Pinguino o con Abby, ma penso che inizierò con Abby. Non dico chi affronterò per primo, ma penso già di avere una mezza idea. Cioè, c'ha ste cose fighissime sto gioco e poi si perde su alcune stupidaggini. Ma perché? Non si capisce bene cos'è, ma penso che sia il re e l'incontro con... il re che incontra chi? Non si sa. Ah, ma qua è pieno di roba. Mica me lo ricordavo questo. Bello. E di là? Ah, di qua bene o male. Quasi le stesse cose, ma non proprio. Se, anche con emulatore non si riesce bene a capire che cosa rappresentano perché sono proprio in bassa risoluzione i quadri, quindi non si capisce bene tutto. Ah, e questo? Ah, qua è dove è campione, certo. Abbiamo una volpe, credo. Una... Madonna, cos'è quello? Ah, attenzione! Tu sei Link, vero? Benvenuto alla Lega Pokémon. Io sono Malva, l'esperta di Pokémon di tipo fuoco. Ma per sfidare la campionessa devi prima sconfiggere noi quattro. Già. Per te che ha sconfitto il Team Flare è una passeggiata, no? E se ne va sculettando come tutti quanti gli allenatori. Ma direi di affrontare proprio lei per prima, Malva. L'esperta del tipo fuoco, dice lei. Vedremo. Ah, che poi qua ogni sala ti porta nel luogo dell'incontro. Cresselia qui. Per gradire. È spettacolare. Poi lei che ti aspetta, tutta annoiata. Non c'è proprio voglia. Benvenuto nella sala delle fiamme della Lega Pokémon. Io sono Malva, sarà un onore lottare con te. Beh, spero di poter dire altrettanto, eh. Dai, Malva, Super 4. In realtà è Malcolm. Axelgor, tipo coleottero. È forte Axelgor. Forse preferisco Hexavalier, ma anche Axelgor è abbastanza bello come Pokémon. È abbastanza forte. Andiamo con Surf perché non so che cosa fargli, se no. E il Drago Bolido. Niente, meglio così. Anche un brutto colpo andava bene, eh. Cioè, facevi solo per farti fare più danno. Non è per nessun motivo intrinseco. Dai, è tripletta, va bene. Ok. Niente, perché ovviamente, essendo tipo normale. Uff, uno giù, uno giù. Continuo a lottare perché ho gelo raggio. Eh sì, è tipo lotta anche, forse. Non mi ricordo se il ghiaccio contro lotta è normale, ma non mi pare. Cioè, sì, mi pare che è normale. Non che non è molto efficace. Ma che cazzo Però. stai a dire? Yeah. E infatti contro erba è tanta roba. Forse lei ricarica? Sì, è giusto, è giusto. Ma che mi ha fatto prima allora? Che... Non ci ho fatto caso a quello che mi ha fatto prima. Non l'ho registrato proprio. Vabbè. Più veloce lui era. Basculin, cambiamo Basculin. Mando Abby. Facciamo un bruciapelo e Nero Pulsar a profusione. Buono, molto buono. Onda boa. Ha fuoco dentro? Ha fuoco dentro? Oh, te pozzino. Onda boato, cambio. Mettiamo oro. Perforcorno, te tu sei tu. Mi busto con Zuffa? Sarebbe la scelta migliore bustarsi con Zuffa. Vabbè, le lotte le mando un pochino più veloce perché se no... Oh, ritira! Cosa pensa che avrei fatto? Cacturne, peggio per te, tesoro. Peggio per te, Cacturne. Super efficace, Zuffa. E un altro giù! E un altro giù! Ora, difesa e difesa speciale sono più due. Dovrei reggere bene qualsiasi cosa. Vai, manda Basculin, sì.
Me la busso solo a più due perché non voglio sprecarle tutte quante per lei. Avrei etere per ricaricare, ma solo 5. Ci sono mosse più importanti che dovrei poi ricaricare più in là nel gioco, più là nella sfida alla Lega. O nel gioco in generale. La ricarica totale ha svegliato Basculin. E Magibrillio non è male, accidenti. Ho fatto bene a smettergliela. Per eventuali Pokémon Drago, ma non lo so. Ok, perfetto. Andata. E Malva è sconfitta. Sfidante, puoi vantarti di aver sconfitto Malva dei Super 4. Quando tu e la tua squadra avete conquistato la Lega Pokémon, diffonderò la notizia in tutto il mondo usando l'Holovox. Se sconfiggerai gli altri tre Super 4, potrai sfidare la campionessa. L'ascensore ti riporterà nella sala da dove sei venuto. Metto Oana davanti. Si chiama Oana per un motivo che ora non vi sto a spiegare. Qual era quello? Quel cavaliere? Era questo qua il cavaliere? Sì, era lui, mi pare. Già. Bellissimo lui. Mamma mia, che bello. Benvenuto, io sono Timeus, l'uomo d'acciaio dei Super 4. Posso la nostra lotta essere leale e possono i nostri nobili Pokémon affrontarsi, dando fondo a tutte le loro risorse. Fatti avanti, ardito sfigante, ti percuoterò lì dove ti ergi. E questa ce l'ho messa io. Timeus, Timaios, non so come cavolo si legge. Well, vabbè, Wellington comunque è un bel nome da nobile, eh. Lantern, interessante. Scelta molto interessante da parte della randomizer. E che gli faccio? Stordipugno? Boh. Aerocolpo. Ah no, regge! Ok che l'ho allenato in difesa speciale, giusto tanto per. Scudo reale? Urto scuro, non resisterà mai. Però me la gioco, perfetto, vai, perfetto. Voglio vedere quello che posso fare contro sto tipo. Quindi, tre la sprecate. Non penso che sia. Oddio, non è che non è un roll. È un roll normale quello, o alto o basso, è un roll normale, che non è. Ok. La finiti ora. Urto scuro. Vabbè, lo sei tu. Non posso scappare. Chi ha detto che scappo? Urto scuro è buona. No, ricarica totale, no, così però. Evita l'attacco, ottimo. Vai, ancora urto scuro. Mi rifinisco gli urto scuro. Visto passo. Se facessi brutto colpo potrei anche mandarlo a tappeto. A tappeto, ma non ci va. Ecco, ora fare un'altra volta ricarica totale, vero? Lo sapevo. Infatti ho scelto l'assalto, perché sennò me lo finisco. Guarda, è brutto colpo. Ti pareva che lo prendeva lui brutto colpo? Vai, ricarica totale, su. Oh, sto statico, va bene, sì, paralizzami tutto, paralizzami. Golem, cambiamo Pokémon. Golem, no, con te che gli faccio a Golem? Semebomba! Proviamoci, proviamoci. Dai, stragnatele. Tanto non scappo, non scappo, tranquillo. Vedi, non scappo, non serve che scappo. Beh, fa abbastanza male, dai. Oh, vedi? Oh, eccolo qua. Dai. Whimsicott. Whimsicott mi tocca cambiare. Mando pinguino numero 2. Per congedo raggio. Solo per quello. Eccolo qua, Whimsicott. Fight! Sbosia. Oh. Ci provo lo stesso. Voglio vedere che succede. Dove andiamo a parare? Ah, vuol dirmi la velocità, eh?
Va bene, facciamo arroccio tomba che ci sfidiamo. Usa surf! Vabbè, anche con surf Franca andava male. Più che altro vorrei mandare Franca per fargli tempe stretta e mandarlo quindi al tappeto con attimo. Però a quanto pare vuole fare arroccio tomba e surf. Io faccio arroccio tomba e surf, ma ora faccio solo surf perché a un certo punto la battaglia deve pur finire. E giù anche Whimsicott. Cavolo. Qualunque Pokémon mandavo andava male. Gigalith cambio Pokémon, mando Rhyhorn un'altra volta. Rhyhorn l'ho allenato in attacco, difesa e un pelino anche in difesa speciale e punti salute. Ovviamente con i sacchi di allenamento si può fare. Ma seme bomba 68. Wow. Mi fanno Ragnatela e Malo Sguardo, ma io non voglio scappare, io voglio farti tanto male. Perché devo vincere. No, però, così non va bene. Ah, è andata bene lo stesso. E anche il secondo Super 4 è stato sconfitto. È stata la tua fiducia nei Pokémon a farti vincere. Sì, anche tanto allenamento. Mi inchino dinanzi al tuo valore, prote combattente. Ebbene, hai sconfitto due di Super 4. Ma guardati dal peccare di superbia, non sei che a metà del cammino. In guardia! Dov'è la mammina tipo drago? Mi sa che sta di qua, quindi io vado di qua ora. Magari sbaglio sicuramente. Sala delle chiuse? Non ho idea di cosa possa stare ad indicare. Acqua? Potrebbe indicare acqua. Penso che nella vita vera sia pericoloso, ma comunque. Eccomi qua. Chi è, oh? Ah, sì, grande lui. Sta pensando alle sue malefatte. È un vero dilemma. Giovane allenatore, ho una domanda per te. Secondo te le lotte di Pokémon possono essere considerate Ti risponderei di sì. arte? Proprio così. Un'arte effimera, proprio come la cucina, le cui opere scompaiono una volta arrivate in tavola. E che mangiano i commensali? Lo stesso avviene con le lotte di Pokémon. Una volta terminate, ben presto il loro risultato si fa indistinto nella memoria. No, perché internet aiuta a mantenere i risultati dei VGC belli online per sempre. Una vita dedicata totalmente a questo non può che essere considerata arte. Beh, sì, dillo ai giocatori competitivi. Narciso, Tia, Jelly, oh, Jelly Scent, grande! Beh, in tema con l'acqua, sì. E dato che siamo nell'acqua, tuono. Franca, l'ho sempre detto, miglior Pokémon della serie. Cap proprio, Cap. Anche Parrato, beh. Però ora si ricarica, quindi facciamo un altro tuono. Mi fido. Volevo fare Extra Sense, però ne ho solo 5. Poi magari c'è la campionessa, poi dopo devo ricaricarlo. Evita l'attacco, ovvio. Ovvio che evita l'attacco. Però ora potrei anche... Allora prima era un roll alto. Accipicchia. Accipicchia. Foro dimensionale ora lo uso. Dai, così almeno la finiamo. Bravissima, Franca. Raihorny che fa frana. O roccio tomba. Che gli ho lasciato? Roccio tomba gli ho lasciato perché almeno è a più precisione. Vai. Zuffa. Ok, bene, anche il drop della difesa. Che bello. Quando li sciotti è bellissimo. Nidoqueen. E veleno terra, le faccio extra senso. Vabbè, anche lei ha poteri psichici, che ha sviluppato nel corso della sua carriera da regina. Però fa male, oh. Allora, un brutto colpo di psicotaglio lo reggo, quindi... Trespolo? Ok, no, non posso assolutamente restare con Rhyhorn. Mi serve qualcuno che le faccia davvero tanto tanto male. Franca è l'unica che può. Perché ha extra senso. Ha foro dimensionale, è da stab.
L'attacco speciale è molto alto, quindi è l'unica. Let's go. Vediamo un po'. Potrebbe anche resistere, per... No, proprio no. No. Hitmonchan. Ma oh! Questa valiscissima questa. Wow! Ciao Hitmonchan, ci vediamo domani forse. Finita! Più facile lui, più facile di tutti! Oh, un allenatore dedica tutte le sue energie a rendere indimenticabile qualcosa che svanirà in un battito d'ali. Questo è il suo destino. Non ti resta che affrontare l'ultimo esponente di Super 4, l'ultima portata di questo grande banchetto che è la Lega Pokémon. Raccogli le tue forze e assapora la lotta fino all'ultima briciola. Oh yes, ora c'è la mammina del tipo drago. E io ho molta paura. Forza e coraggio, forza e coraggio. Che vuoi dire? Niente, non si può dire niente, è fantastica! Poi vabbè, io sono di parte perché il tipo drago, i draghi in generale mi piacciono tantissimo, quindi magari sono un po' di parte, però la migliore sala. Vai. Ho messo Pinguino dei Longhi davanti. Benvenuto, ti stavo aspettando. Tu sei molto forte, vero? Solo i più abili arrivano fin qui. Ah, come sono felice! Con un avversario di simile bravura i miei Pokémon faranno grandi progressi. Ma che progressi vuoi fare che sei un Super 4? Lilia! Ah, io mi ricordavo il nome inglese. Beh, certo, non posso mai ricordare quello italiano. In fondo i Pokémon hanno il nome inglese, perché da noi non era usanza tradurre anche i nomi. Anche perché c'è un video documentario più o meno su come hanno tradotto i giochi Pokémon quando sono usciti qua in Europa. In Italia proprio le peggiori traduzioni abbiamo avuto perché non avevano direttive dalla casa di Tokyo, quindi... Mi manda capo, che devo fare? Cambio marcia? Più veloce. Anche lei fa ricarica totale. Ah, cavoli, potevo cambiare a sto punto. Sciagura avrebbe più effetto se avessi uno status, ma non ce l'ho. Mi tocca perdere un Pokémon. Proviamo un po' con Oana. Tra tutti quanti, Oana è quello che meno mi soddisfa nel team. Lo tengo perché ho preso lui. Era lui l'evoluzione di Poliwhirl con Roccia di Re. Che poi l'ho detto in uno degli scorsi episodi quando l'ho messa in squadra. Quindi alla fine. Oddio, Psicoraggio potrebbe mandare KO? No, no. Però confusione. Come no? Ma dai! Ricarichiamo, dai. Tanto poi ricarica pure lei un'altra volta. Ce l'hanno due Super 4, infatti. Dai, un altro stordipugno, dai, confondi, confondi, confondi. Non a me però, non a me però. Grande. Allora, non prendo un brutto colpo, quindi ricarico, assolutamente. Se fa brutto colpo, mi manda KO Oana e non voglio. Perdere un solo Pokémon qui alla Lega è una condanna a morte. Ok. Aereo assalto. Se si colpisce anche una sola volta, la sola è fatta. E questo è il primo. Magari gli altri sono più facili. Espeon. Più facile, sì. Ah, dovrei mandare Abby. Vabbè, mando il ricarico in campo, dai. Speriamo che non abbia mosse per alterare le sue statistiche, se no. Solo quelle che diminuiscono, quelle che alzano, no. Eruzione! Ma meno male che l'ha retto. Mamma mia. Se mi è bomba, almeno le abbasso un po' la salute. E l'eruzione va a farsi friggere. Mai.
Oh my. Ti prego, Ray Horny. Dai che ce la fai, Ray Horny. Dai che ce la fai. Dai, Ray Horny. Non può finire così. Sì, vabbè, fai eruzione, fai quello che ti pare. Deve andare, deve andare. Deve assolutamente andare. Vabbè, anche forza, sì, sì, ve l'è in puntura. Dove inquadra? Sì, ma l'attacco aumentato non serve a niente se non posso colpirla. Oh, quante ce n'hai! Che seccatura! Non va mai bene niente. Oh, tutte ce l'hanno per fracassarmi le uova nel paniere. Kabutops. E Kabutops cambiamo. Tuono? Tuonello? No. Sguardo feroce. Che paura. Sì, sì, paralizza questo. Paralizza ora. Tritartigli. Wow. Ha delle lame. Dai. Franca. Perché le cala anche la difesa. E già sta a meno 2. Vabbè, lui può reggerlo un calo di difesa. E mi paralizza. Meno male che attacchiamo però. Dai. Sì, va bene. Sì, ok. Meno male, nessun drop. Dai, manca solo l'ultimo Pokémon della Super 4. Slurpuff. I peggiori. Oro. Conto su di te, Oro. Facciamo un vuoto tetro. Doppia zuffella. E palla ombra. Te compri? Oppure no, direttamente palla ombra. Buono. Lancia fiamme. Faccio zuffa giusto per boostarmi di uno stadio almeno. Dovrei reggerlo. Bene. Potremmo andarla KO con una palla ombra, però per sicurezza andiamo di ricarica di perpozione, ci ricarichiamo. L'altro lanciafiammello. Wow, quanto fa male. Questo era roll alto, eh. E mi pare che era roll alto questo. 60, 15. No, forse era normale, dai. Mi sembra più esagerato perché era vita piena, magari. Ah, l'altro è già finito, torna a trovarmi. Non credo proprio, cara. Tutto squadra siete così affascinanti. Troppo affascinanti. Niente. Le va bene così, le va bene. Arrivederci. Ah, hai anche sconfitto tutti i Super 4. Non hai un'impresa da poco, complimenti. Grazie, grazie. Sabato invece tocca alla campionessa. Sì. Intanto mi ricarico però, perché non vorrei arrivare... E dopo mi dimentico di ricaricare Pokémon, è un casino. Bene, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo, campionessa e finale della Nuzlocke. Per ora è andata bene. Fino a qui è andata bene. Magari la campionessa è più facile, o magari è più difficile, non lo so. Ma comunque, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!